John Borno, ragazzi, benvenuti in questo Buon nuovo video. video. È finito il Milan che pareggia 1-1 con l'Empoli. Milan che oggi, vedete, nelle partite scorse avevo fatto sempre presente ci fosse un Milan magari che nonostante poi non portasse a casa i 3 punti o comunque faticasse, alla fine giocava sempre bene, magari a differenza ai tempi di un Roma o di un Inter che facevano fatica a produrre del gioco. Oggi ho visto un Milan molto sconclusionato, vero che comunque è stato anche molto sfortunato, però va detto anche che ha rischiato tanto. L'esempio lampante ce l'abbiamo sul palo di Caputo, sul miracolo di Donnarumma se non erro sulla Lagumina, quindi insomma anche il Milan dietro un pochino a ballato. Poi c'è da dire anche che oggi Terracciano, come si chiama, ha fatto una gran partita. Milan, mi è piaciuta la cosa che comunque Gattuso li fa pressare alti, e il fatto che il Milan pressa alto mette in difficoltà praticamente tutte le squadre, e questo non permette appunto all'Empoli di attaccare centralmente. Non so se ci avete fatto caso, infatti poi l'Empoli o vinceva qualche rimpallo, arrivava verso le zone di Donnarumma, oppure faticava in modo esponenziale. Invece il Milan ha puntato molto sulle fasce, con sia vabbè prima con Suso, ma anche con Castillejo quando è entrato. Però manca il gol sulle varie possibilità da rigore, penalty eccetera, magari ne parleremo nel chiacchiere da va. Cioè c'è il green fuori? Cioè quello è il green. Veramente. Mi sento male, va bene. No, quello è un coglione di nome il Green. Cosa vi stavo dicendo? Sul rigore, ragazzi, domani esce il chiacchiere da VAR, quindi ne parliamo bene nel chiacchiere da VAR del rigore dell'Empoli, di quello che ha chiesto dopo, delle varie proteste. Io sinceramente, guardando adesso la situazione del Milan, non so propriamente cosa dire a livello di continuità di risultati, perché poi il Milan non è quella squadra da cui magari ti aspetti da tutte le vittorie di tutte le partite, perché il Milan poi è un progetto in costruzione. Oggi ancora gli mancava Caldara per infortunio, fra l'altro gli mancava anche Higuain, gli mancava Cutrone che è entrato dopo, quindi a questo a sua discolpa si può dire giocare con Borini prima punta non è poi così facile. Però va detto anche che, e poi ribadisco, aspettate, il campo dell'Empoli è difficile. Andrea Zoli fa giocare bene i giocatori, fa giocare bene il suo Empoli. Però va detto anche ai ragazzi che oggi penso che dal Milan ci si aspettasse la vittoria dopo il pareggio con il Cagliari. La vittoria, diciamo, era, non dico d'obbligo, però era importante ottenerla. Alla fine il Milan fa un punto che non penso vada poi così bene ai tifosi del Milan. Poi ovviamente saremo a vedere che cosa penseranno. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere con un commento qua sotto che cosa ne pensate. Vi invito a lasciare un mi piace in caso di ottenere un dislike. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere la vostra qua sotto. Buon shalala, come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.